Che le pere facciano bene, soprattutto se sono genuine e biologiche, non vi è alcun dubbio. Se poi servono per attivare filoni di solidarietà concreta, allora fanno doppiamente bene. Lo sono le pere del Labbio, che vengono vendute in tutta Italia per sostenere le iniziative dei volontari che assistono i bambini ricoverati negli ospedali e le loro famiglie, con tante attività utili e coordinate con l'equipe che se ne prende cura. Come accade anche per la pediatria di Esine, dove i volontari Abbio sono particolarmente attivi. Il vostro slogan di oggi è le pere più buone aiutano i bambini in ospedale. Come fanno le pere ad aiutare i bambini? L'associazione ha bisogno di incrementare un pochino i propri fondi perché necessitiamo di sovvenzionare i nostri corsi di formazione per avere sempre nuove leve da introdurre nel nostro reparto di pediatria dell'ospedale di Esine. Inoltre, i fondi ci servono anche per acquistare giochi per i bambini, quindi incrementare ulteriormente l'aspetto, quello che è l'aspetto ludico che si trova all'interno del reparto. Le mamme e le donne volontarie dell'Abbio, ma anche gli uomini quando ci sono, devono essere assolutamente preparati, non possono improvvisarsi. Esattamente, noi frequentiamo dei corsi di formazione e veniamo quindi selezionati per poter entrare nel reparto ad aiutare le mamme, a sostenere le mamme e a collaborare con l'equipe medica nel sostenere appunto il bambino nel suo periodo magari un pochino più buio che quello dell'ospedalizzazione. E la vostra presenza dà un pochino di luce, come le pere buone che fanno bene. Esatto, vogliamo essere una piccola luce nei momenti bui del ricovero ospedaliero. Presenti fin dalle prime luci dell'alba di questo sabato 24 settembre con un proprio gazebo all'ingresso dell'ospedale di Esine, i volontari propongono le pere e distribuiscono volantini informativi sull'attività dell'associazione. Oltre a Esine sono presenti anche al centro commerciale Adamello di Darfo e all'Italmark di Sonico. Domenica 16 ottobre poi ci sarà Abbio in Festa a Boario Terme a partire dalle 14 con un invito aperto a tutte le associazioni del territorio, alle famiglie e a tutti i cittadini.